Sì, certo. Allora, in realtà sono, nel senso, non rispetto a quando si parla solita fuga dei cervelli, nel mio caso ci ho messo un po' di tempo a poi decidere di trasferirmi a Londra. Adesso ho fatto il dottorato a Genova, ma ho passato molto tempo negli Stati Uniti, ma comunque con l'Università di Genova. Io ho lavorato fino al 2014, quindi comunque più di 30 anni a Genova prima, una un'azienda, diciamo, softica, adesso credo si chiami Algolat, e poi da Polonia ora, credo, ora, anzi, non so se si chiama Rina Consulting. E però poi sì, dopo, è arrivata la, diciamo, come dicono, London Calling, è arrivata la chiamata da Londra, che avevo, diciamo, più di 30 anni, era una bella opportunità, la possibilità di lavorare in una grande azienda giapponese che stava aprendo i loro, diciamo, centri di ricerca, sviluppo e innovazione in Europa. E beh, mi sembrava un'opportunità troppo bella per da rinunciare, e abbiamo parlato con mia moglie, anche lei genovese, Francesca, ci siamo, abbiamo deciso di muoverci, questa era nel 2014. Quindi sì, oramai sono 8 anni, ci siamo trasferiti il 1 settembre 2014, quindi sono veramente 8 anni adesso oramai che siamo qua, facciamo parte dell'arredamento, direi. In che cosa Londra, le piace? In che cosa si trova bene rispetto a Genova? Evidentemente sono due mondi molto diversi, anche quando noi raccontiamo Londra attraverso i tanti, tantissimi liguri che vivono lì. Ma allora, diciamo che Londra raccoglie bene, è un buon compromesso, diciamo, tra lo spirito comunque, diciamo, americano, imprenditoriale, tutte le possibilità che si possono immaginare in una New York, però con anche uno spirito europeo, una mentalità europea. È più facile in qualche modo per un italiano, per un europeo, collegarsi con questa mentalità, con questa città. È a livello sicuramente economico, un modo dell'altro era ed è rimasta, poi vediamo con la Brexit, diciamo, le evoluzioni, la capitale economica Certo. dell'Europa, e in questo senso ci sono tante possibilità, ci sono tante cose da fare, ecco, diciamo, Londra è una città che non ti annoi mai. Questo è poi diciamo, poi il motivo per cui ci sono non soltanto tanti genovesi, ma tantissimi italiani. Credo che sia la quinta, sesta città italiana per dimensioni, se si contano gli abitanti, e ci sono tantissimi stranieri in realtà. Poi finisce che magari quando sei a Londra, anche parlando inglese, non parli con così tanti inglesi nativi, ma ti trovi a parlare con tante altre persone straniere. Anche lei non si annoia, manager e poi anche ambasciatore di Genova nel mondo. Sì, questa è stata, diciamo, ovviamente un'onorificenza che mi è stata data qualche anno fa. È stato, diciamo, sicuramente un grande piacere, un grande onore riceverla. E poi devo dire che è una realtà ben coordinata che porta avanti molte iniziative, molte cose belle sono state fatte, e quindi, diciamo, non in questo senso non è soltanto un'onorificenza, ma c'è anche la possibilità di dare una mano, ecco. Poi ci sono state, c'è un sia un folto gruppo qua in UK, probabilmente, so che anche altri membri sono stati intervistati, e quindi c'è anche la possibilità ogni tanto di incontrarsi e comunque di discutere su cosa si può fare insieme. Però poi ci sono anche occasioni per poter dare una mano. Ora, io mi ricordo, per esempio, l'ultima è stata quando c'è stato il G8 a Genova, e e la rete degli ambasciatori ha dato una grossa mano nell'organizzazione. E in che cosa Genova, secondo lei, diciamo, attira anche magari un po' la curiosità? È vero che siamo vicini, non siamo così distanti come in altri paesi dove ci sono altri ambasciatori di Genova nel mondo, ma questo rapporto fra Genova e Londra è effettivamente un rapporto stretto? C'è curiosità? Piace? Gli inglesi vengono a Genova in Liguria oppure è un po' difficile convincerli? Ma allora, diciamo che Genova e la Liguria sono una realtà che sta diventando sempre comunque più rinomata a livello turistico, e quindi sì, a livello comunque di strutture ricettive, e si vede, nel senso, mi capita anche a me, soprattutto in certi periodi, se prendi l'aereo da Londra a Genova è pieno di inglesi, non è pieno di genovesi, che è una cosa buona. E quindi sicuramente c'è
un grandi possibilità a livello turistico ed è un brand, un nome che si sta espandendo. Ma c'è anche ci sono anche grandi potenzialità a livello economico. Comunque Genova è una città che negli anni ha puntato molto sulla tecnologia, dall'IT, è un'ottima università, ci sono grandi aziende, ultimamente adesso ci sono anche, diciamo, comunque anche molti investimenti sul digitale. Quindi più ovviamente tutti i collegamenti storici a livello di logistica, portuale, shipping. Quindi diciamo che ci sono legami molto che possono ancora, diciamo, che possono sicuramente crescere molto a livello economico, che ci sono già e che possono crescere molto, e poi sicuramente sul lato turistico la Liguria sta diventando sempre di più una meta interessante per l'inglese e per gli stranieri. In 30 secondi, mi dice che cosa le manca di più di Genova? Ah, beh, allora, la risposta è semplice: il mare. Alla fine, poi quello che ti manca davvero di più è il mare. Poi si può dire l'acquisto, la focaccia, le persone, tante altre cose, però quello che manca davvero è almeno, è una cosa che ci ripetiamo spesso anche con mia moglie: la cosa che manca di più è il mare di Genova. Quel mare magari visto da bocca d'asse, insomma, con quelle onde. E poi magari bevendo un cappuccino insieme alla focaccia, così facciamo il top e poi ci facciamo pure un piatto di trofie, va bene? Assolutamente, poi va bene, tutte queste cose si possono aggiungere, esatto. Assolutamente. Come per tutti i nostri ospiti in giro per il mondo, le chiedo di salutarci evidentemente nella lingua e quindi in inglese. Certo, bye bye e see you soon. See you soon, bye bye. Grazie a Cristian Mastrodonato, ambasciatore di Genova nel mondo a Londra.